che è un tragico episodio della Seconda Guerra Mondiale, è stato per moltissimo tempo sostanzialmente sconosciuto e per certi versi ancora oggi vengono fuori delle cose che si sono sapute dopo. È consistito in sostanza in un'azione di rappresaglia dell'esercito occupante tedesco, che all'epoca era NOLA, perché c'era stato l'armistizio di Cassibile nel 3 settembre e diffuso l'8 settembre del 1943, il che non era andato molto bene per i tedeschi, in realtà soprattutto perché c'erano stati errori di comunicazione, non c'era stato un coordinamento, insomma questa cosa qua allora mi ha dato molto fastidio. A questo punto c'era una situazione, diciamo, conflittuale tra i tedeschi e gli italiani, che erano stati alleati fino a pochissimi giorni prima, giorni, perché l'ultima battaglia dei tedeschi affiancati agli italiani contro gli alleati è dell'agosto, fine agosto, siamo 8 settembre, 11 settembre, quindi siamo proprio prima. E allora a quel punto, diciamo, si sono scatenate tutte le vendette, le ire. E che cosa è accaduto? Nel passare un po' al nuovo corso tra italiani e tedeschi che convivevano a Nola, perché diciamo loro comunque erano lì per fronteggiare lo sbarco degli americani. E a questo punto c'è stato un tafferuglio tra soldati, perché i tedeschi pretendevano che gli italiani consegnassero loro le armi. Le pattuglie italiane si rifiutavano di consegnare le armi, quindi c'è stato un tafferuglio. A questo punto è morto un tenente tedesco nella sparatoria, insomma, che c'è stato, eccetera, e sono morti anche due italiani. E quindi la cosa si è trascinata un po' così nel silenzio, eccetera. A un certo momento, sempre nella stessa giornata, parliamo dell'11 settembre del 1943, ad un certo momento c'è stato il comando tedesco che ha stabilito che doveva essere fatta una rappresaglia per la morte di un tedesco. Questa rappresaglia consisteva nel dover passare per le armi 10 ufficiali italiani, cioè un ufficiale tedesco morto. Cioè loro facevano anche una questione capillare, cioè quello era un ufficiale morto, non si sarebbe mica accontentato, non so, di un calzolaio, uno stracciato, no? Dovevano morire 10 ufficiali italiani. E ovviamente questa cosa non era trattabile. E quindi che cosa è accaduto? Prima di tutto è accaduto che vabbè, ci sono stati a monte degli errori enormi dello Stato Maggiore italiano, in generale, che hanno consentito, che non hanno comunicato bene con i tedeschi, che hanno consentito delle cose assurde come l'occupazione di Napoli, insomma cose di questo genere. Però alla fine ci sono stati anche altri errori. Il colonnello comandante di Nola ha mandato un ufficialetto italiano che era l'unico che parlava tedesco. I tedeschi parlavano italiano, perché logicamente trovandosi a fare il loro lavoro in Italia, dovevano comunicare. Gli italiani non parlavano, uno solo parlava tedesco, il comandante l'ha mandato a parlamentare con il comando tedesco per cercare una soluzione bonaria. Quindi bandiera bianca è sacra, però è sacra se è fatta in un certo modo, perché la bandiera bianca prevede che la persona che porta la bandiera bianca è disarmata. Invece il colonnello italiano ha mandato questo con la bandiera bianca e la pistola. Come è arrivata l'hanno falciata ed è subito morto. A questo punto l'illusione del comando italiano è che era morto un tedesco, è morto un ufficiale italiano che si chiama Carelli, Edoardo Carelli, sacrificato proprio al nulla. Erano morti anche alcuni italiani, cioè la partita doveva considerarsi fatta. E dice, no, che significa? Se la regola è che voi avete andato, noi dobbiamo, la cosa deve continuare su questa
quindi la cosa è andata avanti in questo modo. I tedeschi con uno stratagemma, direi in parte ridicolo, perché si poteva benissimo evitare, considerando qual era lo stato di tensione tra italiani e tedeschi, un po' perché dilotato, perché poi le comunicazioni che arrivavano dal comando principale, che era Napoli, erano di lasciar fare, perché i tedeschi volevano finire, avrebbero capito quella cosa, doveva finire così, e quindi loro lasciavano che i tedeschi facessero quello che volevano, e ci sono state anche delle cose che poi sono venute fuori, e noi dice, ma tanto quelli sono fatti così, devono sempre far vedere che sono guerrieri, ma lasciate perdere. I guerrieri hanno fatto un bel piano, studiato a tavolino come loro costume, hanno mandato una pattuglia alla caserma, la caserma Principe Umberto, che è il 48esimo del Cimento Italiano, chiedendo di fare rifornimento perché occorreva benzina, avevano bisogno di benzina. Dopo l'aria telefonata, la benzina, la diamo, ma sì, diamo la sta benzina, eccetera. Hanno aperto le porte, come hanno aperto le porte, sono entrati tutti i carri armati tedeschi, li hanno bloccati senza sparare un colpo di pistola. Hanno bloccato tutti, li hanno fatti uscire nel piazzale antistante la caserma, poi un ufficiale è andato lì, li hanno fatti mettere tutti in ginocchio, perché sono tutti sotto controllo, e hanno messo i soldati da una parte, perché i soldati non erano colpevoli, i soldati erano considerati appartenenti all'esercito. Gli ufficiali tutti da parte. Gli ufficiali erano più di 10, erano, credo, se non sbaglio, erano 40 ufficiali. E allora c'era un ufficiale tedesco che doveva scegliere i 10 da servire. Allora, i primi due comuni, perché loro non guardavano, non stavano a dire, cioè il fatto di essere colonnello non è che ti dava una marcia in più, anzi, peggio. Allora, i due colonnelli, un colonnello subito era lì, mi sono preso l'altro, colonnello era un'altra casella. Il colonnello poi un ufficiale faceva tu, e loro dovevano andare. Quando sono arrivati a 9, mancava il decimo, una pattuglia è andata a prendere il colonnello che era nell'altra caserma e sono diventati 10. Questa è stata la storia. Poi il resto è conseguito, c'era il protone di esecuzione, l'hanno falciato e tra i 10 ufficiali c'era mio padre. Infatti ti stavo proprio per chiedere questo padre. Mi ha colpito tantissimo ieri il racconto della tua vita, tant'è vero che stamattina pensavo alla tua vita e dicevo insomma che persona straordinariamente diversa e con un vissuto così particolare, infatti stamattina ripensavo e infatti mi immaginavo che tra queste persone ci fosse tuo padre perché le date coincidevano e quindi insomma è un racconto storico quello che hai voluto fare, ma anche in qualche modo una entrare io da che bambino scrivevo hai detto di